Bentornati amici sul nostro canale e se siete nuovi, benvenuti. Noi siamo Emilio e Cristina e siamo qui per condividere con voi esperienze di viaggio che ci sono particolarmente piaciute. E che viaggi! Oggi vi riportiamo in Italia perché ultimamente vi abbiamo portato all'estero con noi. Oggi invece rientriamo nel nostro paese per un itinerario che a noi è piaciuto veramente tanto, che si sviluppa tra la città di Viterbo e la città di Orvieto. Sì, perché sono tanti i luoghi che capita a volte di sfiorare e di rimandare ad altre occasioni come queste la loro visita. Tante volte a Viterbo siamo passati per andare verso Roma o ancora verso Civitavecchia per i traghetti verso la Tunisia. Beh, questa volta ci siamo detti no, vogliamo andarle proprio a vedere, anche perché avevamo avuto dei segni molto importanti di cose che non volevamo perdere, come ad esempio le terme. Viterbo ha anche un'altra particolarità, non è solo la città delle terme, ci sono anche quelle ufficiali, naturalmente con tutti i servizi che sono a disposizione, ma viene chiamata anche la città dei papi, perché proprio qui, in un periodo storico ben definito, attorno al 1200, il Vaticano, la sede papale, fu trasferita da Roma. Quello dietro alle nostre spalle è il Palazzo dei Papi qui a Viterbo, il simbolo del potere ecclesiastico. E qui si sono tenuti nei primi secoli dopo il 1000 parecchi importantissimi conclavi, conclave, cioè con la chiave, così come i cardinali venivano chiusi dentro questa stanza, questa finché non riuscivano a eleggere, a trovarsi d'accordo e a eleggere il nuovo capo. Lasciamo Viterbo, le mura, 4 chilometri, praticamente ancora integre. A pochi chilometri da Viterbo troviamo subito questo splendido parco archeologico che ha questo teatro praticamente ancora integro, che oggi contiene ancora 1000 persone. C'è una stagione teatrale che si svolge proprio nel periodo estivo, ma che nel periodo originale, nel periodo antico, arrivava fino a 3000. Sì, ha ancora un decumano intatto, ha anche diverse testimonianze del periodo bizantino. Venne distrutto purtroppo dalla città di Viterbo. Adesso però proseguiamo questo nostro giro e ve lo diciamo subito, non è un giro lineare, è un giro che cerca, saltando un po' qua e un po' là, voglio dire, le cose più belle. Arriviamo così, dopo una ventina di chilometri, a Vitorchiano, che è una città completamente aggrappata ad una roccia di tuff, lontano dalle grandi vie di comunicazione, dove veramente il tempo sembra essersi fermato.
e anche a strapiombo su un orrido particolare, oltre che essere famosa per l'estrazione di peperina. Sì, è un'altra roccia di origine vulcanica di colore grigio. Peperina che ha fatto sì che lì si costruisse una scultura unica al mondo. È una scultura Moai che un gruppo di artigiani provenienti dall'isola di Pasqua per un gemellaggio costruirono e poi regalarono al borgo. E venne proprio realizzata nelle stesse forme, ma anche con gli stessi materiali, cioè assi di pietra, scalpelli, ed è una scultura che è l'unica al mondo al di fuori dell'isola di Pasqua. Adesso prendiamo la moto e attraversiamo i Monti Cimini, che sono bellissimi e tutti intorno a noi, e che ci porteranno poi a Soriano, che è un altro borgo molto bello. E anche questo legato un po' come molti dei luoghi dei dintorni alla famiglia degli Orsini, infatti è il loro castello che domina tutto questo borgo aggrappato alla roccia. È una visione molto interessante, e poi è in un luogo che purtroppo non abbiamo potuto approfondire con una visita adeguata, che è ricco di foreste. E adesso arriviamo là dove volevamo arrivare, a una dei nostri pit stop, che è Bomarzo. Vi ricordate il peperino, il Moai e così? Ecco, il peperino sono anche queste, sono anche le rocce che all'interno di un parco che viene chiamato il Sacro Bosco, sono state a metà del Cinquecento scolpite, trasformandoli in animali fantastici. Nonostante il caldo, insomma, è stata una bella passeggiata di un paio di ore alla scoperta di queste figure di cui non si capisce sempre bene quali sia il significato, però intanto mentre guardate le immagini un po' di idee ve le farete. Ma Bomarzo non ha solo questo splendido giardino, ha un'altra sorpresa per noi. E che sorpresa! Ma questa sì, veramente nascosta, è dentro un bosco sull'altra parte della strada d'accesso, a 2-3 chilometri. E non ci sono indicazioni, sappiate solo che si chiama Piramide Etrusca. Alla piramide, qui la chiamano sì, così. La piramide Etrusca è uno dei tanti regali che questo territorio ci fa al centro della Tuscia viterbese, dove la civiltà etrusca è stata forse la più fiorente. E qui andiamo alla scoperta di due luoghi nascosti nella vegetazione. Sì, avevamo provato a scaricare un GPX da Google, ma sinceramente ci siamo persi poi nel bosco, perché per arrivare a questa splendida struttura, che è la più grande in Europa, di queste strutture che richiamano a degli altari sacrificali e che probabilmente lo erano, bisogna camminare attraverso un sentiero
in mezzo al bosco. Prima di arrivare a quest'altare si visitano anche delle antiche tombe romane. Quelle definite a dado, cioè incavate, scavate all'interno della roccia. Dai, è ora di ripartire. Abbiamo ancora un sacco di strada da fare. Sicuro, il sole sicuro. Sta scendendo. Adesso è ora di risalire verso nord e lungo la strada incontreremo Sant'Angelo, il paese delle fiabe. Bellissimo, con i suoi 58 murales che abbelliscono le facciate delle case e che ricordano le favole di quando eravamo piccolini, da Cappuccetto Rosso a Cenerentola, al gatto con gli stivali. Beh, ce ne sono per tutti i gusti, Don Chisciotte della Mancia. Siamo rimasti abbastanza incantati a guardare questi murales. Un po' per l'arte di questi artisti che si sono sbizzarriti, un po' per questi colori che fanno di un paese altrimenti disperso nel nulla una vera e propria meta. Come una meta lo è diventato Uccellino. È un borgo che ha mantenuto, voglio dire, la sua integrità di antico borgo medievale, poco distante dalla Via Cassia, ma che vale assolutamente la pena andare a visitare. E adesso risaliamo ancora un po', Civitella d'Agliano, praticamente ricopre una collina con in cima, vuol dire, il proprio castello o la propria chiesa. Ed eccoci pronti ad attraversare la Valle dei Calanchi, magnifica al tramonto, per raggiungere uno dei borghi più belli e suggestivi di questa zona, ma direi anche di questo viaggio. Ed è così che raggiungiamo Civita di Bagnoregio. La città che muore perché, come potete immaginare, la base su cui è stata costruita è soggetta al deterioramento delle condizioni meteorologiche. L'essere isolata così lontana adesso è un lungo ponte fatto dall'uomo, quella che la collega sostanzialmente alla vita, ma ha fatto sì che fino a qualche anno fa fosse completamente spopolata. Ed è qui che ci fermeremo per la notte, non dentro il borgo perché purtroppo per lavori che stanno facendo la strada è chiusa, ma a Bagnoregio con questa vista fantastica. Il giorno dopo si riparte, ma noi ancora non siamo stanchi della visione di questo borgo e infatti guideremo fino a Lubriano, sempre un antico borgo che si trova dall'altro lato della valle, dove possiamo ammirare per l'ultima volta il profilo di Civita da un altro lato ancora, per poi proseguire per andare a chiudere il nostro itinerario a Orvieto. Per arrivarci naturalmente scegliamo una delle strade secondarie come tutte quelle che ci hanno accompagnato fino a qui, come la provinciale 55
che passa attraverso luoghi anche molto interessanti di per sé, come Porano col suo castello Rubello, che è un bellissimo incontro, ma è soprattutto quando da in cima alla collina si incomincia a vedere Orvieto. Orvieto nel suo insieme, nella sua interezza, in cima a questo tronco di tufo così, che caratterizza così fortemente tutte le nostre zone. Orvieto è una città famosa, non ha bisogno di essere raccontata e soprattutto da lontano si vede già rifulgere sotto il sole, voglio dire, la facciata del Duomo che è stata recentemente restaurata. Sì, ci facciamo coccolare prenotando un hotel proprio dentro il centro e per poi andare a far visita alla città a piedi. Prima di andare via, non dimenticate né di andare a visitare la Torre del Moro, che è l'emblema della città medievale di Orvieto, ma soprattutto il suo pozzo di San Patrizio, questo pozzo che scende nelle cavità della terra con una struttura architettonica del tutto particolare. Sì, direi anche se vi piace, che siete interessati, non mancate la visita al museo della città, che si trova proprio nella piazza centrale davanti alla cattedrale, dove potrete trovare dei bellissimi reperti di origine etrusca e romana. Detto questo, non ci resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo viaggio. E non dimenticate di mettere un mi piace, per noi è molto importante e ci aiuta ad andare avanti in questo lavoro. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao.